wollen. Was dieses Volk heißt, Frieden lieben und aber auch Abschritt. Und ihr müsst friedfertig sein. Come delle belve, proprio cattivi. Tu non sei più tu, basta. Tu non, neanche non ragioni più, niente, niente, soltanto col terrore, perché il terrore era dappertutto. Tedeschi che ti corrono dietro, te che scappi, che non riesci a scappare. Quando in piazza correvano dietro a un uomo, un ragazzo, che toccava di scappare perché era braccato come un cane, uno non ci crede. Di questi crematori, di queste cose non si sapeva. Dopo la guerra si è saputo di queste cose. La gente sapeva, sentiva odore di fumo e sapeva di cos'era. Un po' piccolo per farglielo leggere. Pienamente d'accordo. Hai visto Ragnar? Sì, ne ho sentito parlare. È paurosissimo. Kruger ha le labbra al posto delle dita, che quando inizia dalla fronte taglia esattamente in due la persona, persino un bambino. Quando tutti pensano che lui sia morto, tornano i sogni dei bambini e... Sì, io ci... È proprio un film dell'orrore, io non ho mai avuto paura. Ma se sei stato per tutto il film col cuscino sulla testa a dire sta tagliando. Non è vero, sei solo un'antipatica. Comunque non te lo do, però se vuoi te lo racconto. Ok. Parla di un pazzo, il dottor Terror, che sulle orme di un altro pazzo, Hitler, uccide e semina terrore per le strade. E questo dottore, secondo me, ispirano a Mengele e i suoi esperimenti ad Auschwitz senza anestesia. Uccide tutte le persone con una lama nascosta in un bastone e praticamente uccide tutti quelli che lui considera essere inferiori. E poi c'è un gruppo di ragazzi naziskin che sotto il suo controllo spaventano e picchiano le persone per le strade. E Dylan Dog deve trovare il dottor Terror per salvare Anya, la protagonista, da questi fanatici di Hitler. Chi è Hitler? Hitler era uno che voleva diventare il padrone del mondo e per questo usava qualunque mezzo. Hitler ha scritto un libro, il Mein Kampf, dove diceva che i tedeschi non riuscivano a vivere tutti in Germania perché stavano stretti stretti. Non hai mai visto in televisione i documentari quando Hitler parlava sulle piazze? Erano stracolme, sembravano sardine in scatola. Hitler, che era capo del suo paese, invase altre nazioni e scoppiò la Seconda Guerra Mondiale. Hitler era capo della Germania tantissimi anni fa ed era un uomo cattivo che uccideva tutti quelli che non erano belli, biondi e con gli occhi azzurri. Tua sorella vuole dirti che Hitler era un mostro e che per uccidere gli ebrei fece costruire campi di concentramento. Vedi, uccise migliaia, milioni di uomini, donne e bambini. Tutti gli ebrei del mondo dovevano sparire dalla faccia della terra. E solo perché erano ebrei. Ma non gli bastava ucciderli, sai? No, no, no. Dovevano morire lentamente. Ma cosa aveva il protagonista di Nightmare per uccidere? Le mani a forma di forbice? E le usava
com'è che faceva? Ah, zac! E apriva ai bambini in due parti. E i nazisti che arma avevano per uccidere? Tutte quelle che volevano, perché erano a capo di uno Stato. Ma non soddisfatti, inventarono un altro modo per ucciderli. Le camere a gas. Ma non furono solo gli ebrei a subire questo orribile trattamento, sai, ma tante altre persone, gli zingari, gli omosessuali, i comunisti, gli handicappati, persone che i nazisti consideravano, come si dice, diversi. Lo scopo dei nazisti, con l'aiuto di molti scienziati, era che la Germania e il mondo intero dovessero essere abitati solo dagli ariani, tedeschi alti, biondi e con gli occhi azzurri. Hitler pensava che di ebrei non dovessero essercene in giro molti, li raggruppava su carri merci e li trasportava nei campi di sterminio. Cosa sono i campi di sterminio e chi sono gli ebrei? I campi di sterminio erano delle carceri con un grande cortile dove i nazisti portavano tutti gli ebrei per ucciderli col gas, ma non tre o quattro, centinaia per volta, e prima di ucciderli li trattavano in modo disumano. Per Hitler era diventata una vera ossessione, il suo chiodo fisso era sterminare tutti gli ebrei. È così che Hitler occupa l'Europa, costruisce di nascosto i campi di concentramento e li ammazza tutti come bestie. Ancora non c'è stato solo un campo di concentramento, ce ne sono stati due, tre mi pare. Forse un po' di più. E alla fine di Landog lo trova Dottor Terror e lo uccide. Non so se lo uccide, comunque un gruppo di ragazzi nazischin picchia di Landog perché sta cercando di difendere Anya. Lui prova a parlargli, cerca di spiegargli di lasciarla stare, però le parole non servono a nulla. Lui comunque riesce a trovare il loro nascondiglio, però viene scoperto e a calci e spintoni viene portato in una stanza davanti al Dottor Terror, dove c'è un'enorme statua di Hitler. E poi non so come è andato a finire, tu mi hai interrotto. Oh, non te la prendere. I buoni vincono sempre. Dylan Dog troverà il Dottor Terror e lo consegnerà alla giustizia, suppongo. Nessuno è riuscito a catturare Hitler, però, perché ha capito di aver perso la guerra e lui si è ucciso. Anche i suoi amici non hanno mica fatto una bella fine. Persino i suoi cani, che lui piacevano tanto, qualche bocconcino avvelenato l'hanno avuto pure loro. L'avranno pur pagata caro i nazisti, ma l'hanno ammazzata di gente. Tanti morti e tutti gli ebrei che non sono riusciti a catturare sono scappati in un altro paese dove vivere liberi. Se i tedeschi vivono in Germania e gli italiani in Italia, qual è il paese degli ebrei? La storia è difficile da capire. Te lo diciamo sempre che studi poco e diventerai ignorante da grande. A me non piace la storia, piace la geografia. Glielo dica lei, signore, che i forti se la prenderanno sempre con i più deboli. E quando ero giovane c'era la guerra e avevo 18 anni. Ero bello, biondo. Ma così biondo che sembrava un tedesco, un vero ariano. E potevo girare indisturbato per le strade. Oh, ma nessun soldato mi fermava, eh? E lo sai perché? Nessuno pensava che fossi ebreo. Quando mi hanno catturato come partigiano, essere biondo mi è servito a ben poco, perché tra i partigiani ce n'erano di tutti i colori. Oh, non aver paura, non c'è nessuna lama nascosta. Grazie. Buonasera. E grazie della compagnia, fate un buon viaggio. Ciao ragazzi. Buonasera, buon viaggio. È in arrivo sul primo binario, treno proveniente da Bologna, per corretta allontanarsi. Ho capito, ebreo, partigiano e pure professore. In una botta sola hai studiato per le medie e per le superiori e pure per l'università.
prendiamo il treno, dopo te lo spiego io quello che voleva dire. Il partigiano per me era gente che aveva voglia di libertà. Noi eravamo una famiglia un po' socialista, in verità. E quanto il fascismo per noi era un handicap. Non c'era quella libertà che uno, magari una persona, può avere. Per esempio io che andavo a scuola, mi voleva la divisa, vestito da ballino, i miei genitori non potevano pagarmela, ero un po' umiliato da questa gente. Io ero una bambina che andavano in colonia, prendevano sempre solo i figli dei fascisti, noi non ci prendevano. A vivere sotto il fascismo voleva dire vivere in schiavitù, perché non potevi andare in nessun posto che non fossi ripreso. Cioè, ad esempio, suonare il giornale radio, noi ragazzi, cosa ci interessa? No, cosa ci interessa noi del giornale radio? Allora, se non ti alzavi i piedi, erano schiaffi. Andavamo allo stadio, prima passavano i fascisti, noi niente, noi ci lasciavano fuori. E un ragazzo di 17 anni se ne sente, se lo ricorda. I partigiani erano operai, dipendenti, artigiani, non c'era distinzione. I fascisti avevano molta paura perché avevano visto che il paese era molto legato alla resistenza. Qui, in questa casa, noi abbiamo riuscito a dar da mangiare tanti partigiani, che c'era la base qui, e noi alla notte ci faceva il pane, magari perché qualche po' di grano, c'era un po' di più a casa dei contadini. E qui molte volte si faceva delle riunioni. In queste riunioni sentivo che mettevo assieme una preparazione per questa vita, questa lotta che si doveva fare. La coscienza di diventare partigiano la ebbi quando mi buttai nel primo macero a prendere su i fucili. Ma noi non avevamo un esercito, noi le armi da una le conquistavamo. Abbiamo fatto saltare un vagone alla ferrovia lì di Lavino di Merzo che era in deposito. Prima abbiamo preso la munizione che ci serviva a noi. Le donne è stato l'infa vitale, diciamo così, di tutta la resistenza. Come le basi composte da donne, che ci portavano loro da mangiare, ce lo facevano. La donna era indispensabile. Delle volte portava via le munizioni, le armi. Mai che abbia sentito uno lamentarsi, mai. Bravi ragazzi, bravi staffetti. Erano dei veri soldati. Tu non chiedevi dove vai, cosa fai, non chiedevi niente. Ognuno faceva le sue cose senza dire all'altro quello che faceva. Sapevamo che se venivamo presi, se non sapevamo niente, era meglio, perché non sai sotto le torture cosa ti poteva succedere. Dopo il settembre, quando è cominciato ad arrivare tutti i tedeschi avanti e indietro, siamo stati invasi dai tedeschi, allora da lì la vita è cominciata a cambiare. Non sapevi più a che parte girarti perché eri in rischio. La vita era molto grama perché c'era poco da mangiare, una gran miseria. Noi i nostri non erano mica 15 anni. Siamo cresciuti presto con la fame, col dover lavorare. Io di 13 anni sono andata a lavorare nei campi per avere un pezzo di pane. Eravamo stanchi, affamati. E sì, il nostro valore era quello, cioè di
essere un po' in pace, diciamo così. Passarono, è venuto il 44, metà del 44, cominciato a avere collegamenti con l'esercito americano dalla parte di là dal fronte, Firenze. Dal generale Alexander viene l'ordine di andare a Bologna, per liberare Bologna. Siamo arrivati dentro l'ospedale maggiore, vedo della gente, alla notte siamo arrivati di sera, dalla gente di guardia tutto attorno, io non sapevo che era stato bombardato, e che dentro in questo grande complesso c'era tutta questa gente. Noi siamo stati gli ultimi a arrivare, eravamo in 250. Un bel momento viene scoperto la base del macello, una base distante 200 metri in linea d'aria dall'ospedale maggiore. Allora tutto il giorno siamo stati in allarme. Ci hanno chiamato dentro all'ospedale, sotto nei sotterranei, e c'era, il comandante era Paolo Martini, comandante della base, che dice bisogna andare fuori, bisogna fare una sortita. Ma la nostra impronta era quella di arrivare alla sorpresa e poter riuscire a combattere la porta lame per andare al macello. Sugano dà l'ordine di cominciare a sparare. Garibaldi combatte, Garibaldi combatte. Proprio lì vicino alla porta tiro una bomba a mano sotto la porta, che c'è ancora il buco così, nel portone. E quella ammazzò un ufficiale tedesco che era su un anfibio, dentro la porta, sotto il cassero. E poi lì si cominciò ad andare dentro le porte, a sparare. Dentro la porta lame abbiamo perso 3 persone. Altri 5, mi sembra che siano i caduti lì, la Dianzola, c'era Magli che era stato ammetragliato, c'era Bosi che era stato ammetragliato e c'era Baiesi. Dianzola è stato un comune molto attivo e se non ci fosse stato quel maledetto Lambertini. Il 5 dicembre era una mattina come questa qui, da qui si andava a lavorare a piedi. Hanno mobilitato un esercito tedesco di non so di quanti uomini. Abbiamo sentito qualche dei cani, qualche fucilata. Hanno cominciato a rastrellare tutte case per case. Fu un rastrellamento che fu tremendo, perché lui, tutti quelli che presero dei partigiani ci sono rimasti tutti dentro, perché lui li conosceva tutti. Quando siamo arrivati ci hanno preso tutti gli uomini dai 15 anni ai 50-60 anni. Avevano l'ordine di portarlo dentro le scuole di Anzola. Perché lui li conosceva tutti. E fece la scelta, questo sì, questo sì, questo no. Una destra, una sinistra, una destra, comunque noi siamo tenuti giù. Quando siamo presi sembravano belle, c'è bene fuori da mano. Io mi sono salvato dentro un granaio. Purtroppo mio fratello non ce l'ha fatta e è stato portato dentro. E dopo da lì sono andati in prigione a Bologna, da San Giovanni in Monte, poi sono stati quelli che sono morti a Sabiuno, che li hanno ammazzati, e altri campo di concentramento, Mauthausen. Eravamo 91 uomini e 9 donne. Siamo andati a Bolzano e da lì le donne sono rimaste lì. Invece noi uomini siamo mandati in Germania. Mi ricordo uno che mi disse, si chiamava Costa, era in vagone con noi, era un avvocato, e mi disse, se andiamo a Mauthausen è finita per tutti. La mia vita ha cominciato
a 15 anni molto brutta. Sono stata processata e sono stata condannata al campo di concentramento. E non avevo ancora 18 anni. Non avevo idea di quello che andavo in campo, però siccome ero giovane avevo molta fiducia. Nel 38 sono cominciate le leggi razziali, non ci hanno più permesso andare a scuola. Un giorno di marzo del 44 ero a casa e stavo proprio studiando e vennero due SS, suonarono alla porta, mia madre aprì e ci dissero che dovevamo seguirli per informazioni. Nell'uscire incontrammo mio padre. Quando lo videro entrare gli chiesero i documenti, mio padre dovette darglieli e lui impose a mio padre di seguirli. Fummo portati in Risiera di San Sabba. E quello che vidi là fu veramente scioccante. Tutti i miei zii, i miei nonni, tutti la Risiera sono passati. In un primo tempo loro uccidevano gli ebrei nei camion chiusi e con lo scappamento del motore. Quando usavano questo tipo di eliminazione o bastonavano, la gente urlava, facevano musica, c'erano questi altoparlanti e non si capiva niente. Hanno fatto qua a morire tutti quanti. Il forno servì in seguito più che altro per i partigiani e per coloro che venivano torturati e che morivano. Perché poi per quello che riguardava invece tutte le persone che arrivavano dentro, considerate ebree, pensarono di mandarli tutti ad Auschwitz, dove per tutti morte certa. Una mattina prestissimo, verso le 4:30, 5 di mattina, vennero nella nostra camerata a leggere i nomi di quelli che avrebbero dovuto partire e il mio fu il primo. Io che aspettavo di giorno in giorno di andare a casa e di riprendere la scuola, la mia vita normale, ero allibita. Mia madre mi si avvicinò e l'abbracciai e fu l'ultima volta che la vedi. In quell'attimo mia madre aveva in mano un pettine e un asciugamano e me li diede, era l'unica cosa che aveva, come se mi avesse dato la vita. E io in quel momento le dissi: mamma, tornerò. E io per quelle parole dette a mia madre credo di aver resistito tutto il periodo di Auschwitz. Io non sapevo dove ci stavano portando e quando siamo entrati con il treno nel campo di concentramento di Auschwitz, non ricordo neanche quanti giorni eravamo in viaggio, io ho sentito qualcuno che mi chiama il mio nome, ma non riconoscevo nessuno. Era tutto nero. Nero era il vagone che eravamo dentro, cioè era uniforme, la tinta era uniforme, il cielo, la terra, le baracche, la gente, tutto. E poi sento di nuovo qualcuno che mi chiama e io guardo in giro e non vedo nessuno, non riconosco nessuno. Poi mi dice: sono Paola, non mi riconosci? Al momento che siamo andati là, noi credevamo cosa, quanti legni che ci sono, quando così sarà per i scaldamenti, invece erano tutto morti, guardi, tutto catasse di morti. Quando ho risentito la voce, mi sono ricordata di questa mia compagna di cella, che era partita prima di me, ma ormai era ridotta in condizioni da non essere riconosciuta. E mi ha detto: tu non sai dove ti hanno portato. Erano campi KZ, campi di morte, cioè preparati per far entrare la gente e non farla uscire. Nessuno mai ha saputo, almeno che io sappia in generale parlando, che esistessero in mezzo alla nostra civilissima Europa, anche civilissima di allora, questo inferno, questo satellite infernale. Thank you.
momento, una volta entrati in campo, sebbene ci fosse una scritta assurda, cioè il lavoro rende liberi, era scritto fuori, invece poi loro ci dicevano che noi saremmo morte tutte lì, che noi saremmo uscite soltanto per il cammino. Ci hanno rasato tutti, tutto, non era un pelo addosso di nessun genere, tutti, uomini, donne, ragazzi, tutti. E poi ci hanno dato un piccolo pezzettino di sapone, piccolo, e ci hanno chiuso tutte le porte, tutto, e hanno slamolato l'acqua. L'acqua era tiepida, sì, e dopo di lì un poco l'acqua fredda. Dopo ci hanno dato gli altri vestiti perché ci hanno preso via tutto meno che le scarpe. Eravamo come tanti spagliacci, come tante marionette, guardi, ci hanno vestito, senza un poco di... Proprio là era l'umiliazione grande. Da quel momento hai fatto il bagno, vai fuori, ecco, non sei più Casiano Armando, sei un numero. Tutte le mattine dovevamo spogliarci completamente nude e lì stare delle ore all'appello davanti alla baracca. Non eravamo più delle persone umane, ma eravamo un numero e basta. Potessi 1008 0 7. Mi deve rispondere here vuol dire qua, eccolo, non dire in italiano qua, no, guai, per l'amor di Dio, prendevi delle botte, di sicuro. Volevano annietarti piano piano per spendere poco, ecco, voglio dire spendere anche poco, 4 mesi al massimo, 5 al massimo, era già spacciato, specialmente gli ebrei e i politici. Hanno avuto il bisogno e la necessità del lavoro. Ecco perché ci siamo salvati. Si rientrava dal lavoro e tutti in fila, siccome che nessuno andava fuori del campo per il portone, tutti andavano ai 4:20, allora veniva l'eliminazione e facevano la decimazione, ovvero sia 1, 2, 3, 4, 10 fuori, il decimo fuori, il numero che aveva quello, lo scrivevano in matita copiativa sul petto, matita copiativa in grande, un colpo per la testa, lo facevano girare, era per il campo e basta, via. Una mattina ho visto un camion che trasportava qualcosa che subito non avevo capito cos'era. E poi quando si è avvicinato un po', ho visto che c'era un camion pieno di cadaveri. Perché quando si stava all'appello più di qualcuno non ci riusciva, non ce la faceva, e loro man mano che passavano col camion tiravano su questi cadaveri e li portavano nel forno crematorio. La cosa più brutta è quando hai il tuo amico vicino, perché eravamo tutti amici, questa è la realtà. E che sta cadendo, che non puoi aiutarlo, non devi toccarlo. Arriva l'SS e lo ammazza davanti di te. Ecco che il pezzo di speranza che avevi precedentemente per il giorno della libertà se ne va. Campo abbiamo fatto 30 giorni e 30 giorni sono morta tutta la mia famiglia.
six usizi fino ai usizi. Non me lo leverò mai, perché questo è una cosa di cui i tedeschi debbono vergognarsi. Diciamo sempre ai giovani, nelle scuole che andiamo, diciamo sempre non odiatevi, parlatevi ma non odiatevi, perché è la cosa più brutta. Una mattina mi sono svegliato, oh bella ciao. Ciao, bella, ciao, bella, ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire. Se io muoio da partigiano, oh bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, 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 e se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. Seppellire lassù in montagna, oh bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao. Passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 tutte le leggende che passeranno mi diranno che bel fiore, e questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e questo è il fiore.